Buongiorno amici, benvenuti a questa nuova giornata di dieta, mercoledì. Ecco, elencati la colazione, sempre uguale agli altri 2 giorni precedenti. Lo spuntino del mattino, anche uguale a ieri, con yogurt magro e cereali integrali. E pranzo, adesso lo andiamo a vedere. Non ho cucinato nulla, ho preso bocconcini di mozzarella, pomodori e una pera. Ho trovato questi bocconcini, ma sono una rarità, insomma non si trovano qua, non c'è mozzarella. Per quanto riguarda il pomeriggio sono diventata inglesissima, tè con biscotto. E per cena 50 g di pasta integrale con verdure arrostite e una banana. Ricordate il condimento, sempre un cucchiaio di olio extravergine di oliva a disposizione. 1370 calorie per questa giornata, con i nutrienti così divisi che dopo potete leggere anche sotto più tranquillamente. Ma vediamo subito l'intera giornata, come si è svolta. Ecco la colazione, come vi ho accennato, sempre uguale agli altri 2 giorni. Questo è lo spuntino della metà mattina, del mattino, che ho svolto con yogurt, ho fatto con yogurt e cereali integrali. Eccoci al pranzo, come vi dicevo non ho cucinato, ho fatto pomodori, carotine, 2 carotine, mozzarelle, condite con un olio extra, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e una pera come frutta. Uso sempre un po' di spezie per insaporire un po' le pietanze. In questo caso sui pomodori ho messo un po' di aglio e origano. Sale no, non l'ho aggiunto, ma se volete un pizzichino lo potete mettere. Eccoci allo spuntino del pomeriggio, solito tè col biscotto integrale. E la sera mi sono divertita a preparare questi ortaggi al forno, tra l'altro buonissimi, che ho condito con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, quello che abbiamo a disposizione, insomma l'ho usato qua. E ho aggiunto anche delle spezie per insaporire, anche qui garlic, scusate, aglio, pepe nero e spezie miste, tipo origano, basilico secchi. E già fatto questo mix qua. Le ho cotte poi al forno mezz'ora, come vedete ci sono funghi, peperoni e zucchine. Ho aggiunto una tazzina di acqua per evitare che si bruciassero sotto al forno durante la cottura. Mescolato molto bene. Vedete come sono tagliate sottili e hanno cotto mezz'ora. E poi la pasta, nessuna ricetta particolare, ho fatto della pasta così bollita, poi l'ho mangiata con le verdure. Questa pasta, tra l'altro, vi consiglio integrale, guardate, è ricca di fibre, zero sale, e confrontata con la pasta non integrale, tra l'altro, una bella differenza, qua il 10% di fibra della pasta integrale. Nella pasta non integrale, come vedete dall'etichetta, leggetela sempre, in questo caso io leggo 3,4 grammi di fibra, più o meno intorno al 3-4%. Ho confrontato anche gli altri tipi di pasta. Ecco i miei vegetali arrostiti buonissimi, li ho abbinati alla pasta per la cena insieme a una banana. La pasta era anche senza sale, ma si vede che non era proprio così male, buonissima la pasta integrale, è andata a ruba, infatti i miei 50 grammi saranno diventati 20 e la sera avevo una fame pazzesca. Continuavo a mangiare fino all'ultimo, le verdure non le hanno toccate, le ho mangiate tutte io. Questa è la mia giornata, noi ci vediamo domani, un bacione, ciao!